Bonjour à tous et bienvenue in questa nuova capsule de lexique. Ok, quindi facciamo il lessico dei paesi, les pays, e quindi le nazionalità, le nationalités. Io non vi sto facendo adesso una presentazione ideale per impararli in maniera più facile, perché ve li ho suddivisi per continente, invece che suddividerveli per le finali. Perciò vi consiglio di guardarvi il foglio in allegato sotto quando dovete studiare, perché siccome vi ho raggruppato tutti quelli che finiscono in AIS piuttosto che tutte le nazionalità che finiscono in EN, saranno più facili da memorizzare. Questo ve lo guardate come video per vedere bene qual è la pronuncia e le traduzioni, ok? Ma cercate di studiare sul foglio perché sarà sicuramente più pratico. Detto questo, partiamo. Allora, andiamo a vedere quali sono i paesi e le nazionalità. Vi ricordo che alcuni paesi e alcune nazionalità sono da studiare a memoria, quindi da sapere sia scritte che orali. Quelle importanti le avete con questo segno, cioè il lucchetto. Queste qui le dovete sapere tutti. Vedrete che ce ne sono alcune in cui questo segno non c'è. Allora, ve le studiate solo se nella vostra classe è presente un ragazzo di quella nazionalità lì, o lui o i suoi genitori. Cioè, nel senso che ne so, io ci ho messo anche la nazionalità del Bangladesh. Se non avete compagni di classe che provengono da quel paese, potete anche non impararla, ok? Su questo però ci mettiamo d'accordo in classe, eh? Detto questo, sappiate che quelle che facciamo adesso, che sono quelle dei paesi europei, saranno da fare tutte. Intanto andiamo a vedere quali sono i continenti. L'Amérique, donc l'Amérique du Nord, Central, du Sud, ma sempre Amérique. L'Afrique, l'Océanie e l'Asie. Allora, sono facilissimi perché sono uguali all'italiano, soprattutto nella pronuncia, solo che non va pronunciata la A, cioè America diventa Amérique, Africa diventa Afrique, ok? Oceanie invece di Oceania e Asie invece di Asia. L'unico che si pronuncia in maniera un po' diverso è l'Europe, perché EU si pronuncia E, quindi sarà Europe, ok? Andiamo a vedere appunto les pays de l'Europe, quindi del nostro continente, ecco perché sono da studiare tutte queste. On va commencer par, eh bien, par la France, la France. Allora, un ragazzino francese si dirà français e una ragazzina si aggiunge la E per fare il femminile. Allora, questa regolina di grammatica ve l'anticipo già. Ogni volta che dovete fare il femminile di una parola si aggiunge una E. Quindi, française. Qual è la differenza tra français, française? Che nella pronuncia dovrò fare al femminile la S. Sentite? Français, française. Quindi si fa seize. Con sta z finale indica il femminile. Vedrete adesso che c'è in un sacco di nazionalità. A partire da questa qui. Che sarà? Le Royaume-Uni, cioè il Regno Unito, che però tutti quanti chiamano, come facciamo noi, Angleterre. L'Inghilterra, Angleterre. Anglais, anglaise. Anglais, anglaise. Questo lo sapete distinguere? Il galletto è il simbolo di Portugal. Portugal. Portugais, portuguese. Portugais, portuguese. Dove sono i tulipani famosi? Oui, bien sûr, dell'Olanda. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Ma olandese è facile perché è hollandais, hollandais, hollandaise, hollandaise. Guardate che non si fa hollande con due L, ricordate che le doppie L si leggono come una L sola, eh? Poi che abbiamo? Il simbolo con l'aquila. Ed è la Albanie. C'è l'Albanie, albanais, albanese, albanese, femminile, eh? Albanais, albanese. Lo sapete qual è la patria di Dracula? La Roumanie. Parfait, Roumanie. Allora, c'è roumain, qui non è più inese, eh? Avete visto? Roumain. E roumaine. Donc, roumain,
rumeno. Per fare il femminile io aggiungo sempre la E, ricordiamoci. Poi abbiamo la patria della birra e dell'Oktoberfest, vale a dire la Germania, l'Allemagne, Allemagne, Allemand, la E in mezzo non si sente, solo Dio sa perché. Comunque, Allemand, Allemande, Allemand, Allemande. Aggiungo la E, quindi la D la devo pronunciare, Allemand, Allemande. Poi avrò la patria dei tori e delle corride, la Spagna, l'Espagne, Espagnol, Espagnol. Qui non c'è differenza di pronuncia tra maschile e femminile, anche se nello scritto aggiungo una E, che però siccome è muta si leggeranno uguali, quindi Espagnol, Espagnol. Le matrioshke fanno parte della tradizione della Russia, Russie, Russie, Russe è il maschile. Siccome questa parola finisce già con una E, non c'è differenza tra maschile e femminile, rimane così. Quindi sia il maschile che il femminile sarà russe. Come fanno a capire se si tratta di un maschio o una femmina? Lo capiranno dal contesto, perché se no si pronuncia esattamente nello stesso modo. Oh, questo è il paese in cui c'è il piatto tipico che a me piace di più in assoluto, cioè le cozze con le patatine fritte, che sembra bizzarro come abbinamento, invece vi assicuro che è buonissimo. È un paese francofono, quindi dove si parla francese in famiglia, come se fossimo in Francia, ed è il Belgio, la Belgique, la Belgique, il Belgio. Fate attenzione perché Belgique è femminile in francese. E come si dice una persona che vive in Belgio, cioè un belga? Belge. Siccome finisce già con la E, ormai lo sapete, rimarrà uguale anche al femminile, belge. Donc, Belgique, Belge, Belge. E adesso andiamo avanti e andiamo a vedere la patria degli orologi e del cioccolato. Questa qui vi piacerà, è bellissima. È la Svizzera, la Suisse, non che vi piaccia perché la Svizzera, non lo so se vi piace la Svizzera, ma è bella perché è tutto uguale, guardate, Suisse vuol dire Svizzera, ma vuol dire anche svizzero e vuol dire anche donna svizzera, quindi è tutto uguale, Suisse, 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 figo, con uno ne imparate tre. Poi abbiamo la patria di Zeus e degli dei, e quindi saremo in... Bravi, in Grecia, en Grèce, Grèce, ok? Allora, come faccio a dire un uomo greco, en grec? Per dire una donna greca, la pronuncia è la stessa, grec. Però, perché il QU si leggeva K, la E non si sente, quindi la pronuncia è uguale. Però vedete che c'è questa particolarità, cioè la CQ. Per ricordarvi che dovete mettere CQ, ricordate questa frasina, le donne greche, cioè al femminile, bevono l'acqua, cioè hanno la CQ. Quindi con le donne greche bevono l'acqua, ricordatevi che il femminile della parola greca è irregolare perché fa questo casino qui, cioè aggiunge qui, ok? La pronunciation, gres, grec, grec. E adesso la patria nostra della pizza, sapete che ero indecisa su cosa metterci tra Colosseo eccetera, poi ho scelto la pizza, e dell'Italie, Italie, nous sommes italiens, italiens, e italienne, italien, italienne. Qui non ho aggiunto solo la E, vedete, a fare il femminile, ci ho messo anche una N in più, perché tutti quelli che finiscono in IN raddoppiano la N e aggiungono una E, quindi Italie, italien, italiana. Allora, con questo è finito, quindi c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie, quindi grazie, la prossima volta andiamo a scoprire il paese del Giappone e così via, e quindi siamo in, bravi, Asie. Bon, à la prochaine.